È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.2 Cozzolino. Prego, onorevole, ha chiesto di intervenire. Grazie Presidente. Questo emendamento, come tutti gli altri, non modifica la finalità del decreto, che ci tengo a ribadirlo, ovvero il voto del 31 maggio. Cerca invece di razionalizzare le varie disposizioni che ora vigono in tema di voto regionale, provando a metterlo a sistema. Qui non si fa altro che ribadire che la strada maestra sono elezioni da svolgere nel mese precedente alla scadenza della legislatura regionale. Si prevede ovviamente che il voto possa avvenire anche dopo tale scadenza, fino ai 66 giorni successivi, ma questo slittamento si potrà verificare solo quando è indispensabile, ovvero quando sarà indispensabile per procedere giustamente a un accorpamento con altre elezioni, come ad esempio quelle amministrative. Anche in questo caso, signor rappresentante del Governo e colleghi, c'è qualcuno che mi dà una motivazione perché vi debba essere un parere negativo e perché questa la maggioranza, quest'Aula voterà contro? Grazie. Grazie, se nessun altro chiede di intervenire metto in votazione l'emendamento 1.2 Cozzolino, parere contrario di Commissione e Governo, è aperta la votazione. Ci siamo? Sbrollini, tolga quello che è. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.4. Prego, onorevole Cozzolino. Grazie Presidente. Colleghi, questo emendamento stabilisce soltanto che si possa andare a votare nei 60 giorni successivi alla scadenza della legislatura, oppure negli ulteriori 6 previsti al decreto, solo quando questo sia indispensabile per dar vita a un election day. Perché proponiamo questa modifica normativa? Perché se non ricordo male, ultimamente le regioni Emilia Romagna e Calabria hanno votato in novembre, la Basilicata pure ha votato il 17 novembre del 2011. Avendo votato a novembre, anche andando a elezioni nei 2 mesi successivi, il che significa a fine gennaio un election day, in particolare quelle amministrative che votano per legge tra aprile e giugno, sarà impossibile. Allo stesso tempo, però, la legge consentirà alle regioni, se lo vorranno, di procrastinare il voto di 2 mesi. Sarà perfettamente legale, ma non avrà senso e costerà di più ai contribuenti in stipendi dei consiglieri. Se noi come proponere.